Inaugurata a Rosarno, presso la Galleria Antichità, la mostra del maestro Xante Battaglia, nato a Gioia Tauro ma milanese di adozione. Battaglia sceglie, sull'esempio di Neruda, la propria terra dopo aver insegnato nelle Accademie di Belle Arti di Torino e Venezia. Critici di fama hanno dedicato molti libri alla sua arte, come Carlo Franza e tanti altri. L'artista, che da anni detiene la prima cattedra di pittura nella storica Accademia di Brera a Milano e che ha esposto i propri quadri alla Biennale di Venezia, a Parigi, al Palazzo dei Diamanti di Ferrara, alla Biennale di Berlino e al Palazzo della Permanente di Milano, ha deciso di esporre i quadri del periodo post-arcaico della Grande Madre proprio a Rosarno. L'esposizione terminerà alla fine di gennaio del 2017. Sì, certo, sempre tornato in Calabria, anche se sono di adozione milanese. Dove hai insegnato alla come sì, si dice sì, dopo, Calabria? Dopo, sì, alla facoltà Calabria, ho anche insegnato all'Accademia, comunque poi ho avuto la cattedra all'Accademia di Arte di Venezia, di Torino, e quindi poi a Brera, a tutti noi diciamo milanesi, tra virgolette, si ambiva a insegnare a Brera, dove ho insegnato questo. 18 anni, insomma. Certamente, quindi questa tua mostra post-arcaico nobilita l'arte, la cultura in Calabria. Ma certo, lo spero, insomma, vi ringrazio comunque questo, sì, è un'integrazione nella Calabria, in questo caso è anche un'integrazione con il mobile in legno abbastanza d'epoca, e quindi diciamo che questa mostra fa anche arredamento, sì. Certo, ma farla anche a Rosarno, città simbolo per molti aspetti, sì, ha una valenza culturale maggiore. E certo, perché Rosarno assieme a Seminara, diciamo, sono due terre complicate per eccesso di, parliamoci chiaro, che vogliono un grande riscatto, la popolazione che vogliono un grande riscatto, eccetera. Questa mia nuova amica della Romania, Furica, combinazione, per caso ha sposato uno di Rosarno, io per caso ho visto il suo posto, anche una bella donna, insomma, che non guasta, e così è nata quasi come un fungo questa mostra.